Salve a tutti, stavo cercando di sistemare il telefono su un qualunque supporto di legno, ma c'è troppo vento. Dunque, io sono qui oggi per riflettere con voi su quanto molto spesso si tenda a procrastinare, rimandando all'infinito qualunque cosa. E ho scoperto che tutto ciò ha a che vedere fondamentalmente con la nostra capacità di ascoltare il nostro istinto o invece fare in modo che tutto venga sempre processato dalla nostra mente logico-razionale. Fateci caso, quando noi abbiamo qualunque tipo di sensazione, qualunque tipo di anche di sintomo riferito al nostro corpo, al nostro malessere, anziché ascoltarci e andare dentro e scoprire quale potrebbe essere la radice profonda di questa sensazione, noi non facciamo altro che iniziare a pensare. Iniziamo a pensare, iniziamo a riflettere, iniziamo a ragionare, molto spesso rimuginiamo. Molto spesso andiamo anche in paranoia, no? Perché magari iniziamo a dire, però se questo succede allora vuol dire che, quindi allora tutto sommato, e continuiamo a proiettare fuori, in alto e distante da noi tutto quello che invece ci arriva dal di dentro. E ho scoperto che questo, almeno per quanto mi riguarda, fa parte proprio del grande inganno di questa dimensione. Cioè, noi siamo stati male indottrinati fin da quando siamo venuti su questo pianeta, anziché ascoltarci e andare dentro e scoprire dentro di noi tutto quello che ci serve, perché fondamentalmente dentro abbiamo tutto, siamo stati invece maleducati a ricercare fuori. E quindi, per esempio, ho dolore da qualche parte, farò di tutto per spegnere questo dolore assumendo una medicina, assumendo un sedativo, assumendo un calmante. Ho questa sensazione, questa emozione, darò sicuramente la colpa a qualcuno fuori di me, i miei genitori, la mia famiglia, sono insoddisfatto, mi sento frustrato, mi sento depresso, mi sento impotente, è colpa di chi mi governa perché bla 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 bla. Come mai non riusciamo molto più onestamente a dirigere tutta questa energia dentro di noi e non ci proprio rimpossessiamo del nostro potere perduto? Io credo anche che tutto ciò faccia parte di quello che io prima ho definito cattiva educazione, però se ci fate caso, noi viviamo proprio in un sistema che ci ha, diciamo, ispirato, male ispirato, a pensare sempre a intrattenerci nelle cose, non ad andarci a fondo. Fateci caso, io non ci avevo mai riflettuto sopra, ma il verbo intrattenere, se lo scomponiamo, viene da trattenere dentro. Dove dobbiamo distrarci? Da cosa dobbiamo distrarci? E perché dobbiamo rimanere trattenuti dentro anziché esplorare senza distrarci quello che ci arriva? Fondamentalmente il nostro corpo è un sistema di energia perfetto e ci dice qualunque cosa ci serve per il nostro benessere, per la nostra evoluzione. Quindi io sto comprendendo anche a mie spese, che molto spesso essere iper cerebralizzati, oltre che essere una difesa, è una fuga dal sentire veramente, è anche un modo per rimandare i famosi conti con noi stessi. Fateci caso, anche a livello emotivo, quanto è raro incontrare qualcuno che ci
manifesta e ci esprime le emozioni in maniera diretta e palese, anziché tergiversare, anziché spostare l'attenzione, anziché fare tutta una serie di giochini particolari che non sono neanche comprensibili fondamentalmente. Perché? Perché non siamo stati neanche abituati a questo. Quello che sto vivendo anche sulla mia pelle in questi giorni è che quanto più noi evitiamo rimandiamo o non affrontiamo in maniera diretta le nostre emozioni, tanto più noi ci ammaliamo anche nel fisico, perché tutte queste emozioni intrattenute dentro di noi e quindi non espresse, non liberate, si trasformano in dolore, si trasformano in malattie, si trasformano in accumuli che non ci fanno bene. Oggi farò un altro trattamento su di me, di Soul Voice, entrerò ancora più dentro questa rabbia e questo accumulo di energia che sento dentro e vediamo che succede. La via è ancora del tutto, inesplorata. A presto, un abbraccio.